Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Allora, prima di partire, mi raccomando, qualora non l'abbiate già fatto, vi invito a dare un'occhiata alla nuova puntata che ho postato in merito a quello che è il mio format calcio vintage, la terza puntata, che tratta un argomento delicato passato nell'oblio quasi totale e assoluto, e ci si è dimenticati completamente. Io non ero proprio a conoscenza di questa situazione venutasi a creare nel 1983 e che c'entrano i nostri amici cartonati, tanto per dire che sono onesti loro. Comunque, non vi spoilerò nulla, qui in alto e in descrizione trovate il link per accedervi direttamente e fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente. Detto questo, un po' di notizie di oggi. Ha parlato Platini stamattina, ho letto una sua dichiarazione in merito alla Superlega. Va a pronosticare quello che potrebbe essere la situazione, nel senso che la Superlega secondo lui si farà, nonostante i diktat, nonostante le prese di posizione di alcuni, sicuramente si farà, ormai anche il via libera dai vari tribunali, e questo decreterà quasi un azzeramento, un annullamento della FIFA barra UEFA, che non potranno più avere quello che è il controllo, il monopolio sulle competizioni dei club e forse anche delle nazionali. Sicuramente ci sarà una rivoluzione, perché è inevitabile, visto che la Superlega tutti ne parlano male, o perlomeno alcuni ne parlano male, però sanno benissimo che qualora dovesse essere fatta, quindi si fa la Superlega, si farà, i premi eventualmente a livello di introiti saranno molto, ma molto più superiori a quelli che sono al momento quelli della Champions League, che hanno cambiato un po' formula cercando un po' di farla più avvincente, più economicamente redditizia, ma alla fine dei conti non si avvicinerebbe neanche lontanamente a quello che è la Superlega. Quindi verosimilmente quello che ha detto Platini potrebbe essere vero. Ha parlato anche John Elkann. Io l'ho detto sempre e lo ribadisco ancora una volta, io sono molto più agnelliano, quindi sono molto più vicino a Andrea Agnelli, perché Andrea Agnelli secondo me conserva in sé quello che è la passione derivatagli dal nonno, ereditata dal nonno verso la Juventus. L'unica cosa è che tra Andrea Agnelli e John Elkann preferisco John Elkann come mentalità imprenditoriale, come scelte, perché John Elkann lo vedo molto più imprenditore rispetto a quello che potrebbe essere Andrea Agnelli. Quindi diciamo che una figura mista tra l'uno e l'altro sarebbe l'ideale, una figura che possa avere la passione verso la Juventus così come ce l'ha Andrea Agnelli, ed eventualmente lo spirito imprenditoriale che invece è intrinseco in John Elkann sarebbe la figura ideale. Magari, visto che ormai la squalifica di Andrea Agnelli è agli sgoccioli, magari, non so, se fosse possibile, so che è un po' difficile perché tra i due non mi pare che corri proprio buon sangue, essere entrambi all'interno della società non sarebbe una brutta idea, però non lo so, la vedo molto molto difficile come situazione. Magari succederà, non lo so. E quindi John Elkann dice che lui ha la passione portata appunto dal nonno, di quello che è un loro figlio di 100 anni e più, che è la Juventus, e anche i suoi figli hanno trasmesso, a cui è stato trasmesso, sono fortemente tifosi della Juventus. Sono nati in quei 9 anni in cui noi vincevamo tutto, davamo 20, 30, 40 punti in testa a quelli che adesso insomma se la ridono, però poi alla fine dei conti insomma le forze in campo sono quelle, potete vincere un anno, due, però poi alla fine dei conti insomma bisogna vedere nell'arco di tempo come è andata la storia, e la storia dice che noi siamo tutt'altro rispetto a voi, ma non solo in campo ma anche fuori. E quel video di oggi, o perlomeno quel video che ho postato in Calcio Vintage, dice effettivamente come stanno le cose, soprattutto sulle note vicende extra campo. Andiamo invece alle vicende campo. Douglas Luiz sarebbe già a Torino.
se McKennie non si fosse impuntato e messo di traverso per quanto riguarda la buona uscita, perché pretendeva la buona uscita da parte della Juventus, e poi perché la Aston Villa non era una piazza che lo stimolava tanto. Questo è secondo me il perché, perché c'è qualche offerta che bolle in pentola, e quindi magari c'è qualche, non so, un Tottenham, c'è qualche Arsenal o qualche squadra un po' più blasonata, e quindi è meglio magari per McKennie accasarsi altrove. Dopo una situazione in cui sembrava addirittura che Douglas Luiz potesse in qualche modo tramontare e sarebbe stata una bella perculata, nonostante ancora non è che sia definita la situazione, e il buon Giuntoli, che ha fatto una grande operazione, secondo me almeno sta conducendo una grande operazione, ha messo dentro Parrinocea, che ci torna dal Frosinone, da parte della Aston Villa l'ok, anche se la Aston Villa avrebbe preferito Sule. Non ho capito se la Juventus non ha voluto includerlo in questa trattativa o meno. Comunque le eventuali contropartite potevano essere Sule, Parrinocea o Hussein, che ci torna dalla Roma. È stato scelto Parrinocea, quindi dovrebbe essere lui al posto di McKennie andare insieme a Ealing alla Aston Villa e Douglas Luiz arrivare a Torino. Insieme a Douglas Luiz, tra l'altro, dovrebbe arrivare anche la sua fidanzata, la Lehmann, come si chiama, una ragazza, insomma, a livello estetico devo dire sinceramente tanta roba, non so, come calciatrice, e dovrebbe approdare probabilmente, non lo so, anche lei, almeno si vocifera, nella Juventus Women, quindi vedremo anche lei probabilmente. Però insomma, chiudiamo queste trattative, anche se so che adesso con gli europei, insomma, è tutto un po' in stand by. Per quanto riguarda i rinnovi, abbiamo due casi spinosi, Rabiot e Chiesa. Rabiot penso che non ci siano tante chance per un eventuale rinnovo. È scaduto il contratto, perché scade il 30 di giugno, quindi siamo al 20, mancano 10 giorni, quindi si può dire che Rabiot è quasi virtualmente un non rinnovato, e quindi probabilmente si accaserà altrove. Si parla del Real, che si è interessato al giocatore, ma ho letto anche il Milan vorrebbe eventualmente provarci, non lo so. Capitolo Chiesa, quello è un capitolo, diciamo, spinoso. Lì non lo so, secondo me ci sono delle volontà, c'è una volontà all'interno della Juventus che vuole in qualche modo vendere Chiesa, un po' per finanziare il calciomercato, un po' per abbassare il monte ingaggi, perché Chiesa chiede 7 milioni, al momento ne guadagna 5, tecnicamente non è così distante la domanda e l'offerta, però se ci sono stati dei problemi vuol dire che la Juventus convintissima non è, anche perché ha Yıldız in quella posizione e potrebbe in qualche modo arrivare anche a Sule. Quindi abbiamo le alternative, tra virgolette, anche più economiche, non lo so. A me dispiace, perché sono molto legato a Federico, spero si possa risolvere, spero possa rimanere in qualche modo alla Juventus. Dipenderà molto anche da come andrà l'europeo, perché qualora faccia un grande europeo, al di là che possa avere delle pretendenti, e già ce l'ha alcune pretendenti, però non so fino a che punto possono effettivamente accontentare il giocatore e offrire 7-8 milioni, quello che magari potrebbe essere la sua richiesta, non lo so. È un capitolo veramente spinoso, però se non rinnova, visto che il suo contratto scade l'anno prossimo, verosimilmente si può pensare eventualmente ad una cessione. Questa sera c'è l'Italia, Italia-Spagna, come già detto e ribadisco ancora, non seguirò la partita, non mi interessano gli europei, non mi interessa l'Italia, ma non l'Italia perché c'è il blocco Inter. A me sinceramente che se c'è il blocco Inter, blocco Juve, Milan o qualsiasi altra squadra, non me ne frega niente, non è quello il problema. Perché alcuni dicono vabbè, perché c'è il blocco Inter, a me non mi interessa del blocco Inter, io faccio fra virgolette sciopero del tifo verso la nazionale in protesta alla FIGC, per tutto quello che ci ha fatto la FIGC, per tutto quello che è successo non solo l'anno scorso ma anche negli anni antecedenti, diciamo così. Però diciamo che
il mio sciopero del tifo verso la nazionale deriva solo da un astio personale verso la FIGC. Quindi oggi non tiferò, questa sera non tiferò contro, perché comunque non tifo contro, ma non tifo neanche a favore. Probabilmente non la vedrò neanche, non lo so, dipende se c'è qualche altro film che mi interessa. Detto questo, mi raccomando, io vi invito a seguire quello che è stata la terza puntata di Calcio Vintage, ci tengo molto, fatemi sapere cosa ne pensate, nel campo descrizione trovate tutti i riferimenti e avete anche la possibilità di dirmi cosa ne pensate nel box dei commenti. Detto questo, penso aver detto tutto, io vi ringrazio e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve!